Siamo a Milano, una delle città più frenetiche d'Italia. Parliamo spesso di dolce vita, aperitivi, ma cosa fanno davvero gli italiani per rilassarsi? Andiamo a scoprirlo. Come si rilassa durante la settimana? Non ho molto tempo per rilassarmi con il lavoro, finisco tardi. Quando ho un po' di tempo, ho parole crociate, il libro. Libri, soprattutto. E facendo sport dopo il lavoro, passeggiate, rilassanti, aperitivi rilassanti, questo. Pieno relax, senza macchina, a piedi, e in giro, all'aria aperta. Sul divano di casa. Guardare Netflix. I film, sì. Una tisana calda. E così. Giocando. O a padel o a tennis. Questo, diciamo, è un po'... Per rilassarmi mi aiuta molto questo. Da quanto giochi? Tennis da 10 anni, padel 2 anni circa. Quale ti piace di più? Forse il padel. Sono due sport diversi, però il padel. Per rilassarmi vado a casa, guardo il TV, forse chiamo la mia famiglia perché non abito qui e tutta la famiglia è fuori dell'Italia e forse sì, telefono. Ma solitamente la sera mi sdraio sul divano e mi bevo magari un bicchiere di liquore o di grappa, mi guardo una serie su Netflix, qualcosa del genere. Io invece, quando è bel tempo, preferisco stare all'aperto, quindi fare delle passeggiate lungo mare. Bello, vivi al mare? Sì, vicino al mare. Dove? È in Abruzzo, vicino Pescara. Allora, mi faccio una tisana ogni tanto, oppure mi rilasso comunque nel divano, Netflix, queste cose qua. Allora, durante la settimana guardo serie TV, film o gioco a qualche videogioco, molto semplicemente me ne sto da solo e lontano dagli altri per staccare un po', insomma, e quindi sì, questo. Ti piace stare un po' in silenzio? Sì. Poi durante la settimana ovviamente è sempre frenetica la vita, quindi ci sta anche staccare in questo modo, secondo me. Lavori? Faccio uno stage. A volte studiare l'italiano è stressante e frustrante, ma con la comunità Easy Italian può essere divertente e rilassante. Ogni settimana prepariamo per voi esercizi, video con e senza sottotitoli, audio lento e veloce e tanti altri materiali. Per saperne di più, cliccate il link in descrizione. Ascolto la musica, esco a fare una passeggiata. Cosa succede se non trovate il tempo per fare queste cose? Se dura un po' troppo mi sento sovraccarico, quindi come se non avessi proprio tempo da dedicare a me stesso, è come se la mia vita fossero solo impegni e non ci fosse mai tempo per staccare la spina, che invece è importante. E per me invece arriva il punto in cui senti di non stare bene e c'è solo una cosa da fare per ritrovare la serenità. Andare a camminare. Non succede niente di grave alla fine, cioè se non si trova del tempo è così e si farà il doppio la settimana dopo, non lo so. Insomma, in qualche modo si sopravvive. Lo senti, il fisico ne risente perché lo stress aumenta e anche i dolori, il nervosismo, quindi uno si deve impegnare a cercare il tempo per il relax, quindi bisogna trovarlo, non deve succedere di non trovarlo. Sono d'accordo. Vero, tanto nervosismo, per me è questo,
se non riesco a conciliare le cose, troppo stress, nervosismo, le cose si fanno male, questo. Allora, io di solito lo trovo sempre, il tempo per rilassarmi e mi dedico sempre un po' a me stesso durante la giornata. No, pure io lo trovo quasi sempre, qualche un ritaglio di tempo per riposarmi, dedicarmi alle mie passioni in generale. Ah, mi divento matta. Non lavoro bene e no, è molto, molto difficile vivere senza rilassare. Cammino. I famosi 10.000 passi me li faccio tranquillamente, anche lavorando. A un certo punto mi avvisa e dice: hai fatto 10.000. Male non fa, anche se ho un ginocchio un po', anzi forse soprattutto perché ho un ginocchio un po' andato, allora mi fa bene camminare, correre come fa il signore lì, o fare la corsetta per prendere il tram, non posso. Secondo voi gli italiani come si rilassano in generale? Penso che qui il concetto di relax sia legato all'incontrare persone. Io incontro i miei amici per rilassarmi, per parlare del più e del meno, per diciamo, passare anche un pomeriggio, una serata diversa, quindi questo può essere visto anche come un momento di relax per molti, quindi penso che sia una... Soprattutto tra i giovani, per lo almeno della mia età, andare al bar principalmente, fare aperitivo, quello è considerato un momento di relax anche necessario nella giornata di una persona, cioè... è una cosa che è difficile non fare, paradossalmente. Beh, rappresenta un po' la nostra dolce vita. Io penso dipenda un po' dalla persona, cioè se magari una persona è più estroversa tende a trovare relax negli amici, però se magari è già più introverso, magari stare a casa da solo, appunto guardarsi una serie TV, fare merenda, queste cose qua, penso sia, dipende molto dalla persona. Tu sei più introverso o più estroverso? Introverso. Quindi siamo tutti introversa, introversa, estroverso. Oddio, molti leggono, di sicuro. E i ragazzi della mia età, più o meno quello che ho detto anch'io. E oppure, solo per rilassarsi, sì, questo. Sport, musica. Sport non lo trovo rilassante per definizione, però musica sì, sicuramente, sì, musica sì. Magari adesso non so precisamente, vediamo, sì, non mi viene in mente nient'altro, quindi questo. Io ultimamente per rilassarmi leggo un libro oppure guardo qualche serie TV su Netflix, qualche episodio. E voi cosa fate per rilassarvi? Scrivetecelo nei commenti. Shopping. Sì, facendo shopping oppure tramite qualche sport, soprattutto tipo tra i giovani, sicuramente tipo il calcio, pallavolo, queste cose qua. Sì, sono d'accordo. Sport, anche semplicemente uscire con amici, in settimana, nel weekend. Ma penso che in generale sia comune uscire, si esce con gli amici, si va in birreria. Poi, sai, dipende tanto da dove abiti, perché noi qui a Milano magari andiamo in birreria, loro giustamente hanno il mare e si possono godere anche le passeggiate al mare. Sì, penso che comunque uscire la sera, ritrovarsi con degli amici, con la famiglia, sia questo anche un modo per rilassarsi. Guardano la televisione? Poca gente vedo in giro leggere. Forse qualcuno pensa di rilassarsi, sono sempre col telefonino in mano, oramai siamo arrivati, credo che proprio Orwell l'ha vista lunga. Non lo so cosa fanno gli italiani in genere. Sport, credo, no? Sport, tanto sport, passeggiate. Sport, sì, divano pure, sì, perché il traffico è troppo aumentato, quindi...
un po' di relax anche con una bella passeggiata. Secondo me la passeggiata è il relax numero uno, non lo cambierei con nient'altro. Sono d'accordo, anche a me piacciono le passeggiate. E qua a Milano corrono, a quello che vedo. Anche a Roma corrono, penso che corrono abbastanza. Grandi passeggiate si fanno. Quindi non leggono libri, non ascoltano musica? Ma guarda, io sono arrivato ieri a Milano e vedo solo gente correre, poca gente con cuffie e poca gente con i libri. A Roma ce n'è di più, gente nei parchi con libri che legge e ascolta musica. Qua, vabbè, quello che ho visto ora, poco. E secondo te è importante durante la settimana trovare del tempo per se stessi, per rilassarsi, stare tranquilli? Sì, certo. Qualsiasi attività, una palestra, piscina, insomma, devi staccare un po' dal lavoro, altrimenti diventa snervante. Sì. Per quello che ho detto prima, quindi assolutamente penso che sia importante trovare il tempo per se stessi, staccare, capire anche molte cose alla fine, perché nel ritmo frenetico, come dicevo, non si ha il modo alla fine di pensare o di essere da soli, eccetera. Quindi è molto importante, secondo me. Assolutamente, sì. Assolutamente sì, anche perché, cioè, parlo per me, come ho detto prima, è più semplice poi anche essere produttivi se si è più motivati, se si è più rilassati. Come ho detto prima, altrimenti si accumula solo pensieri negativi, si accumulano solo pensieri negativi e stress, quindi assolutamente. È importante lavorare, ma anche è importante lavorare per se stessi, quindi trovarsi del tempo libero, appunto perché poi magari tendi a sfogare sugli altri e te ne penti poi e stai peggio, quindi magari meglio essere un po' più, appunto, dedicarsi un po' di tempo per se stessi. Anche per capire cosa ci piace fare, cosa non ci piace, cosa vogliamo fare magari in futuro, cioè pensieri che sono comunque personali, però solo nei momenti di relax, cioè davvero si capisce quello che ci piace e che ci fa bene soprattutto. Certo, perché se ti concentri troppo su quello del tuo lavoro, sullo studio, poi arriva un giorno in cui scoppi, non ce la fai più. Quindi è necessario trovare anche 10 minuti al giorno, mezz'oretta al giorno in cui ti puoi rilassare e ricaricarti. Sì, sono d'accordo. Sì, no, credo sia fondamentale, come dicevo prima. Se non trovi il tempo per te, a un certo punto scoppi, quindi sì, decisamente. Sì, anch'io penso lo stesso, comunque è un bisogno. Certo, sì, perché devi rilassarti per poter lavorare bene, vivere bene, anche avere l'energia di fare le cose che ti piacciono, così è molto importante. È la cosa più preziosa, il tempo libero, credo che sia la cosa più importante che ci manca. Corriamo per avere del tempo libero, ma che non abbiamo. Non so che altro. Certo, assolutamente, altrimenti è una vita frenetica, troppo frenetica, porta anche a problemi di salute, quindi bisogna rilassarsi, assolutamente. In qualsiasi modo, ma bisogna rilassarsi.